Abbiamo approvato in unità di crisi, quindi in sede ufficiale stamattina, una relazione del professor Lippi dell'Università di Verona e del professor Plebani dell'Università, che poi vi diamo agli atti, dell'Università di Padova, per partire, tenetevi duro, con i test sierologici. Cioè vuol dire che facciamo i prelievi del sangue e andiamo a analizzare le IgG e le IgM, le due immunoglobuline, le quali ci dicono per ogni individuo se ha già gli anticorpi in maniera scientifica e se ha già l'immunizzazione. Questo è il passo ulteriore della sanità veneta che, dopo le sperimentazioni di alcuni farmaci sul fronte della cura e la campagna dei tamponi su quello della prevenzione, si prepara a studiare gli anticorpi. Zaia ricorda una pagina di letteratura per spiegare la nuova operazione. Se voi ricordate i Promessi Sposi, c'era la figura del monatto, no? Dei monatti, che erano quelli che andavano a portare quelli che erano appestati nei lazzaretti, ed erano gli unici che non si ammalavano perché avevano gli anticorpi. Passiamo subito alla fase sperimentale con i dipendenti della sanità, che sono 54.000, e ovviamente le case di riposo. E mentre i tamponi hanno superato quota 105.000, quasi 7.000 quelli ancora fermi in laboratorio, la prima fase della distribuzione delle mascherine di Grafica Veneta è stata ultimata, 5 milioni pezzi consegnati. Intanto, sempre la regione ha diramato un vademecum per le aziende che stanno riconvertendo la loro produzione in mascherine, un modo per velocizzare i tempi delle autocertificazioni per l'immissione in commercio. Se un'azienda vuole produrle, noi fino adesso abbiamo mandato delle mail, abbiamo spiegato come fare. Da adesso c'è questo vademecum, uno entra, c'ha i link e in base a quello che vuole fare trova subito il percorso per ottenere le certificazioni nel più breve tempo possibile. Resta poi il tema degli spostamenti, con Zaia pronto a prorogare le ordinanze restrittive. In ballo, per scoraggiare i più incauti, c'è anche un video shock girato tra le corsie delle terapie intensive venete. Abbiamo già delle immagini, vi dico la verità. Vorrei evitare di diffonderlo, vi dico la verità, perché è tanto duro, nel rispetto non di chi ci ha autorizzato, nel rispetto di chi magari ha un familiare che non vede e si vede un video e può pensare al familiare e dice ma, perché vi ricordo che in terapia intensiva non si fanno visite. Insomma, bisogna ancora tenere duro. Vi sto dicendo che qui ci giochiamo il futuro di questa comunità, questa settimana e la prossima. Questa settimana è la settimana che darà la direzione, la prossima è quella che può permetterci di dire chiudiamo la partita e iniziamo la discesa oppure andiamo a schiantarci contro un muro. Tutto dipende da noi. Chi sta dimostrando carattere, dice Zaia, sono i più giovani, una responsabilità destinata a fare la differenza. Si dovrà scrivere alla fine i nipoti hanno salvato i nonni, questa sarà la notizia alla fine e lo stanno facendo i ragazzi. Grazie di cuore a tutti i ragazzi che mi ascoltano. Vi chiedo ancora un po' di sacrificio.